Mercato libero o mercato tutelato? Qual è la differenza? Nel mercato libero il prezzo viene fatto dalle società con cui facciamo i contratti. In questo caso ci sono due opzioni: prezzo fisso o indicizzato, cioè che segue le variazioni. Ora vi spiego. E se non ci seguite su questo canale, ragazzi, seguiteci, ci date una grossa mano. A voi non cambia niente, un click, ma noi sì. Torniamo a noi. Nel caso del prezzo fisso, il fornitore blocca il prezzo per un periodo di tempo, solitamente di 12-24 mesi. È il caso di tutte quelle persone che negli ultimi tempi, in cui ci sono stati degli aumenti mostruosi, non hanno avuto i rincari in bolletta. Fortunati, certo, ma alla fine di questo contratto saranno mazzate anche per loro, purtroppo. Nel secondo caso, invece, le oscillazioni del PUN, cosiddetto PUN, cioè prezzo unico nazionale, abbiamo fatto un video dedicato su come si fa il prezzo dell'energia in Italia, ve lo metto nei commenti in descrizione. Dicevo, le oscillazioni del PUN si riflettono direttamente sulla tariffa, aumentando o diminuendo in base all'andamento del mercato. Invece, nel caso del mercato tutelato, le tariffe di vendita vengono decise da ARERA. ARERA è l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, è un organismo indipendente. In questo caso le tariffe vengono riviste 4 volte all'anno su base trimestrale. Queste sono le famose tariffe che si sentono proclamare e commentare periodicamente durante i telegiornali. Nel prossimo trimestre i prezzi dell'energia elettrica in bolletta aumenteranno o diminuiranno, con un'incidenza sul consumatore italiano medio del più o meno X%. Ecco, quello è il mercato tutelato. Il mercato tutelato è destinato a finire. Ci sarà solo quello libero. Infatti il 10 gennaio 2024 non esisterà più, salvo ovviamente ulteriori proroghe emanate dal nuovo governo. Questo passaggio sarà gestito attraverso il servizio a tutele graduali, cosiddetto STG, disciplinato dall'autorità, quindi appunto da ARERA. In ogni caso, se volete approfondire questo aspetto, vi invito ad andare direttamente sul sito ARERA, lì trovate tutto. Altro aspetto che ci avete chiesto in tantissimi: ma le fasce orarie F1, F2, F3, come funzionano? Si applicano a tutti i tipi di contratti. Ora capiamo anche questa cosa una volta e per sempre. Innanzitutto vediamo che sono ste fasce, gli orari, come funzionano. F1, prima fascia, è attiva dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. In questa fascia c'è il consumo maggiore, non a caso sono i classici orari di ufficio. In questo orario funziona un po' tutto: uffici, fabbriche, scuole, ospedali. Questo fa salire la domanda e di conseguenza anche il prezzo. Perché? Perché in generale, se la domanda sale, ovviamente salgono anche i prezzi. Anche perché i picchi di domanda vengono coperti in genere dalle centrali a gas, che vendono l'energia prodotta a un prezzo più alto, soprattutto di questi tempi. F2, seconda fascia, è attiva dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23. Poi c'è anche il sabato dalle 7 alle 23. Questo intervallo raggruppa quelle ore dove la domanda è intermedia, un po' più bassa rispetto alla F1, e il relativo prezzo di mercato è generalmente più basso. Perché? Perché la domanda è un po' più bassa e quindi anche il prezzo è un po' più basso. Ho detto generalmente perché in realtà durante il 2022 le fasce F1 ed F2 hanno invertito le tendenze, cioè i valori più alti erano in fascia 2 e non in fascia 1. Terza fascia, F3, è attiva dal lunedì al sabato da mezzanotte alle 7, praticamente di notte, e dalle 23 alle 24. È valida poi la domenica e i festivi tutte le ore della giornata. Questa è la fascia dove si registra il minimo della domanda di energia elettrica giornaliera. Perché? Perché ovviamente la maggior parte delle cose, delle attività sono spente. Noi dormiamo di notte, le fabbriche magari sono chiuse. Ecco, di conseguenza domanda più bassa, prezzi più bassi. Ora, detto ciò, le fasce orarie si applicano in maniera diversa a seconda del tipo di contratto. Ad esempio, i contratti per forniture domestiche in regime di mercato tutelato sono suddivisi solitamente in due fasce orarie,
la fascia F1 e la fascia F2 più F3. Invece nei contratti basati sul libero mercato si possono trovare tutte le combinazioni di fasce, cioè ad esempio la cosiddetta trioraria, dove sono introdotte le tre diverse tariffe, oppure c'è la bioraria, che è quella di prima, F1 e F2 più F3, oppure c'è la tariffa monoraria, dove c'è una sola fascia giornaliera, praticamente F1 più F2 più F3, quindi c'è una sola tariffa indipendentemente dall'orario e dal giorno. Alla luce di questo, cosa conviene fare? Beh, se abbiamo la F1, F2, F3, quindi tre fasce, sicuramente conviene andare nella fascia 3, cioè fare tutto quel che si può nella fascia 3. Però giustamente dice, vabbè, ma io non è che mi metto a fare il timballo al forno a mezzanotte. Non lo so, è vero, è verissimo. Però magari se abbiamo una lavatrice silenziosa e la possiamo fare la notte, chiaramente andiamo a risparmiare. Comunque questo argomento lo trattiamo anche in Cercasi l'energia. Il mio nuovo libro esce il 22 novembre, quindi se state guardando questo video dopo il 22 novembre, lo trovate sicuramente in libreria, ovviamente su tutti gli store online, anche in formato digitale. È un libro che abbiamo scritto negli ultimi mesi, io con il team Geopop e i nostri autori. È un libro che tratta di tutte le fonti energetiche, quindi se volete approfondire questi aspetti del mondo energetico, questo è veramente un libro che può essere molto molto utile. È arrivata la bolletta, bella ammazzata, eh? In questo video vi spiego le voci che compongono la nostra bolletta dell'energia elettrica. La nostra bolletta maledetta è generalmente composta da spesa per la materia energia, spesa per il trasporto e la gestione del contatore, spese di oneri di sistema, che tutti conoscono questo nome ma nessuno sa cosa c'è dentro e ve lo diciamo, e le imposte, quindi accisa e IVA. Partiamo dalla prima voce, spesa materia energia. Questa comprende non solo l'energia stessa ma anche il dispacciamento. Abbiamo fatto un video ad hoc sul dispacciamento, veramente molto interessante, è stato estremamente apprezzato da tutta la community Geopop, quindi se siete interessati ve lo consiglio, ve lo metto in descrizione e nei commenti. Poi c'è la perequazione, la commercializzazione e la cosiddetta componente di dispacciamento. Non è per niente semplice, quindi direi di non addentrarci più di tanto. Vi lascio un link di Arera dove troverete tutti i dettagli, ve lo lascio nei commenti e in descrizione. Poi c'è il trasporto e la gestione del contatore. Lo dice il nome, paghiamo il trasporto dell'energia e la gestione del contatore. Questo consente ai venditori di consegnare ai clienti finali, che siamo noi, l'energia elettrica. Passiamo ai famosi oneri di sistema. Viene definito da Arera come l'insieme dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico. Questa voce comprende, e andiamo direttamente sul sito Arera, la messa in sicurezza del nucleare, la misura di compensazione territoriale, comprende gli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate, le coperture delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario, il sostegno alla ricerca di sistema, copertura del bonus elettrico, che però non viene pagato dai clienti cui è stato riconosciuto il bonus sociale, copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione efficienza energetica. Veramente un sacco di cose. Poi passiamo all'accisa e all'IVA. L'accisa si applica alla quantità di energia consumata. L'accisa per le utenze domestiche è di 0,022 euro a kilowatt ora, quindi per calcolarla dobbiamo prendere questo valore di 0,022 euro e la moltiplichiamo per i kilowattora che abbiamo consumato. L'IVA invece, la cattivona, si applica sull'importo totale della bolletta. Attualmente per le utenze domestiche è pari al 10%, infatti se andate a vedere la vostra bolletta sta scritto 10%. Per le utenze non domestiche è pari al 22%, c'è da dire che alcune attività produttive godono dell'aliquota ridotta pari al 10%. Poi c'è il canone RAI, come sappiamo. Eh sì, dal 2016 il canone si paga in bolletta. Al momento il canone è pari a 90 euro all'anno, ma proprio recentemente si sta discutendo se eliminarlo o meno, ovviamente vedremo cosa succederà. Comunque pare che anche per il 2023 il canone RAI sarà in bolletta. Ragazzi, grazie di averci seguito, fateci sapere quanto avete pagato voi di bolletta, stanno salendo, non ci sta niente.
ogni trimestre. Puh, è un schiaffone. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Sempre qui su Giacoppo, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao.